Jeff the Killer, una persona che ha fatto fuori moltissime persone innocenti. Nel primo capitolo cercherò una casa al protetto, nel secondo spio dentro casa e nell'ultimo capitolo Jeff mi insegue. Ragazzi, porca puzzarda, sono qua nella foresta con sicuramente mostri stranissimi e io veramente non so cosa fare. Praticamente questo mondo è molto strano e devo cercare tipo un posto dove stare, dove tipo un posto al sicuro. Non so come caspita ho fatto a perdermi in questa foresta. Praticamente mi sono svegliato qua e sono tutto quanto da solo in questa foresta e chissà che cosa c'è. E a volte sento degli strani rumori provenienti da strane parti e questa cosa mi fa molto molto spaventare. Ma tipo vedo là sopra che c'è qualcosa. Io voglio andare da quella parte perché non so che cosa ci sia e sento come una strana presenza qua in giro. No. No, ti prego. Allora, fermo un attimo. Io ho visto qualcosa. Non voglio sapere che cosa. Ma forse è anche normale ciò che ho visto. Dai, sicuramente sarà tipo un animale di montagna, no? Perché in questo posto sicuramente ce ne sono un sacco di animali di montagna. Tipo un botto, ma tipo tantissimi. E quindi chi lo sa, magari c'è tipo qualcosa di questo tipo, ecco. Adesso magari continuiamo ad andare verso quella parte lì. Perché dobbiamo appunto cercare del riparo. Ok, qua c'è anche una pecora che ucciderò volentieri. Perché mi serve cibo, mi serve anche la lana che magari posso farmi per farmi un letto. Devo sopravvivere in questo posto molto particolare e veramente io sono molto spaventato, anche perché chissà che mostri strani si nascondono qua, perché io sto cercando di non avere paura, di non dire che ci sono mostri, perché ho troppa paura e questa cosa non è buona, perché la paura mi fa reagire in modo in cui non vorrei, anche se è normale ovviamente avere delle emozioni, soprattutto in una situazione così è normale avere paura, però comunque devo cercare di stare tranquillo e pensare con la mia testa, pensare assolutamente e continuare ad essere aperto di mente come tutti quanti noi siamo, perché noi tutti qua siamo aperti di mente, quindi perfetto. E quindi non è niente questo, non è niente, non ho visto niente, non ho visto assolutamente niente, non c'è, ok, non c'è, non, tranquillo, no, non c'è, ma giustamente non è normale essere spaventati, questa sicuramente è la mia immaginazione. Non sto vedendo cose strane che comunque ci sono. Non sto vedendo affatto cose strane. L'unica cosa che mi può salvare in questo momento è la mia portal gun. Quindi la tengo stretta. Tanto stretta. Perché non c'è niente, giustamente. E oh, c'è una casa. Sta uccidendo degli animali. Vedo. Però, dai, sono sicuro che sia una persona comunque in gamba, no? Cioè, nel senso, probabilmente non mi vede. Mi ha visto, forse, non lo so, mi stava guardando. Però non sono sicuro che sia una persona brava comunque. Io vorrei continuare a spiarla perché comunque il suo comportamento mi dirà che tipo di persona sia. Non è uscita fuori casa, vero? Cioè, non è uscita, è affatto uscita. No, perché comunque io non voglio avere niente a che fare con questa persona. Cioè, nel senso, io adesso vado sul tetto, tadam, eccomi qua. Giustamente, cosa ho fatto? Mi sono rotto le... attenzione che qua muoio assolutamente. Ma io direi comunque di stare tranquilli perché non penso succeda qualcosa. Guarda, io per spiarla mi faccio anche tipo una cosa, tipo una mini scaletta, perché chiaramente se vado qua anche al piano di sopra riesco a vederla meglio, giustamente, questa persona. Quindi ho visto qualcosa, forse è stato lui, potrebbe essere lui, questa persona qua che non assomiglia affatto a Jeff the Killer. E io sono in una foresta con Jeff the Killer, non assomiglia affatto a Jeff the Killer, no. Io non ho visto niente, tranquilli, no, non ho visto. Ma voi avete visto qualcosa? Io non ho visto niente, zero. Quindi infatti io adesso cercherò di far così e cerchiamo di spiarla meglio, perché comunque questo tipo di persone sono abbastanza particolari, no? Cioè, nel senso, vorrei capire che cosa lui abbia in mente, che cosa poi concretamente possa andare a farmi, perché secondo me non mi vuole fare niente. Cioè, dai, massimo mi vuole fare una carezza, magari vuole venire a fare cose un pochino particolari con me. Non mi ha visto in questo momento, ma magari vorrebbe, insomma, farmi qualcosa alla pesca, praticamente. E quindi sicuramente non mi vuole però uccidere. Dai, cioè, questo no, magari prova tanto amore per me, però perché sta controllando la sua casa come se tipo stesse cercando di qualcosa da... Ok, no, me ne voglio andare, ciao, via. Però in casa sua secondo me ci sono cose particolari, quindi io vorrei entrare. Ok, adesso voglio entrare in questa casa, sto già sentendo dei rumori.
Questa cosa non mi fa ben sperare. Però comunque non importa. Io vedo un coltello qua appeso. Questo coltello mi pare ovviamente molto particolare. Anche perché secondo me, se lo prendo, secondo me praticamente dice che è il coltello di Jeff. Ora non vorrei dire, però questo coltello di Jeff sarà un nome comune come tutti gli altri, no? Giustamente. Non credo che comunque voglia significare qualcosa di particolare. Vediamo un attimo. Se io vado da queste parti qua, anche perché io ho bisogno di cibo, ho bisogno di prendere determinate cose. Quindi magari questa persona qui, che non è Jeff the Killer, è un'altra persona, mi potrebbe giustamente aiutare a prendere queste risorse e chiaramente farle le proprie. Salve signore, allora io vorrei dirle che praticamente mi sono perso in questa foresta, no? E quindi vorrei che magari lei mi potesse dare, se vuole, una mano. Perché praticamente sono... vorrei ritrovare la via per casa, no? Oh mio Dio! No, non posso prenderlo con la... Non posso prenderlo con la porta al... sono spacciato, sto per morire, sto per morire. Sono letteralmente spacciato. Oh mio Dio, tipo 4 cuori, ragazzi. Cioè, no, buono, devo mangiare. Porca miseria, maiolana. Aiutatemi, vi prego, nei commenti. Per favore, aiutatemi, un sacco di spam di coltelli. Così almeno mi aiutate ad uccidere Jeff the Killer con il suo stesso coltello. Aiutatemi, per favore, nei commenti, per favore. Scrivetemi un sacco di coltelli. Mettete l'emoji del coltello, mi raccomando, è importantissimo. E ricordatevi di lasciare like e di iscrivervi al canale, assolutamente. Dobbiamo seminare però adesso, Jeff. Non posso assolutamente permettermi di morire qua. Non posso, ragazzi, cioè, è assolutamente... Io ho ancora un sacco di cose da fare. Devo vivere per Jeff. Cioè, no, non per Jeff. Devo vivere per me, chiaramente. Anche perché poi sembra che, se no, tipo, voglio provarci con Jeff. E assolutamente con Jeff non ci voglio mai provare, perché lui ha cercato di infilarmi il coltello in parti molto particolari. Ok, perfetto. Sono vivo. Mi sembra che Jeff se ne sia pure andato, porca puzzarda. Perfetto. Allora è buona questa cosa. Io vorrei utilizzare la portal gun. Ma sinceramente, ragazzi, cioè, adesso la portal gun non è che ci può portare dall'altra parte del mondo. Cioè, magari sì, mi posso teletrasportare tipo un po' più distante. Però comunque vorrei anche evitare magari di incontrare un'altra tipo creepypasta. Magari, che ne so, incontro... magari, che ne so, un SCP, per dire, no? E se incontro un SCP è la mia fine, chiaramente. Perché... muoio letteralmente. Dai, però, cioè, devo trovare la casa per strada. Perché devo, capito? Devo trovare la casa per strada. Per la strada per casa, cosa sto dicendo? Perché voglio tornare a casa. E sinceramente devo anche magari trovare un aereo. Così magari, se trovo un aereo, riesco a tornare a casa in modo particolarmente svelto. E senza che ci muoio, soprattutto. Anche se, ragazzi, mi sono perso in questa foresta. E se Jeff sta in questa foresta, io sono letteralmente spacciato. Sono letteralmente spacciato. Non per dire, ma muoio, cioè ci muoio male adesso, cioè letteralmente. Non deve venire Jeff, non deve, cioè no, assolutamente no. Perché se poi viene Jeff, io urlo in giappocinese antico, che è praticamente una lingua molto particolare. E chissà che cosa sta per succedere in questo momento, perché... Okay. Ah!